Buonasera a tutti, benvenuti al nostro tradizionale appuntamento che diamo ogni anno a tutti voi a conclusione dei festeggiamenti della Madonna della Neve, organizzati dal Comitato Festeggiamenti e dall'amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela. Generalmente inizio sempre col presentarvi la nostra associazione, essendo una importante realtà storica e culturale, però non voglio dilungarmi troppo, voglio lasciare questa sera più spazio alla musica, ma vi invito, se vi va, di seguirci sulla nostra pagina Facebook scrivendo Associazione Banda Musicale Michele Randisi e mettere il like alla nostra pagina, così lì potrete leggere tutto il nostro curriculum, mantenervi aggiornati sui nostri eventi e sulle attività che svolgiamo durante l'anno. Appunto, come detto prima, siamo una realtà culturale abbastanza storica e antica, e quindi soprattutto quello che facevamo sempre in questo contesto, appunto da anni la banda andava a suonare brani d'opera, brani lirici, in modo da farli conoscere a voi del pubblico. Poi man mano ci siamo appassionati a quello che rappresenta la nostra cultura siciliana e quindi ci siamo dedicati a dei brani prettamente con strumenti tipici, testi dialettali, e abbiamo collaborato, come avete visto in questi anni, con tantissimi artisti. Quello che invece vi proponiamo questa sera è un viaggio alla scoperta della verità sulla nascita del jazz, perché spesso si pensa che è una realtà lontana da quello che siamo noi, invece siamo strettamente connessi, perché nasce dalla fusione di musicisti appartenenti alle bande siciliani emigrati all'estero, e incontrandosi con altri componenti che avevano la stessa passione della musica, erano prettamente uomini di colore, condividevano questa, discriminazione, il subire, anche la lontananza dalla patria, e quindi condividendo la passione per la musica si sono uniti e nascono il jazz. Però per questo sarà più bravo poi l'artista Nino Nobile a presentarvi il tutto. Questo viaggio lo faremo accompagnati dagli artisti Nino Nobile e Roberta Sava, e avremo anche modo di ascoltare la nostra carissima Chiara, perché visto che ha intrapreso lo studio al Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, proprio nella sezione jazz, non potevamo non regalarle questa opportunità di duettare con la strepitosa artista Roberta Sava. Quindi il concerto della banda Randisi sarà, appunto, come dicevo, un vero e proprio viaggio, esattamente come quello che i nostri nonni emigrati agli inizi del Novecento in America erano andati a cercare la fortuna insieme alle proprie famiglie, quello che comunque non riuscivano a trovare qui in Italia. Ovviamente, nominando America, non possiamo non salutare il presidente Franco Mendolia dell'Associazione Messinese di Montreal e a tutti i loro associati. Quindi passo a presentarvi gli artisti che si esibiranno con noi questa sera. Abbiamo Roberta Sava, che all'età di 19 anni si trasferisce a Palermo per intraprendere gli studi in canto jazz presso la fondazione di Press Group, e lì si fa notare subito e comincia ad esibirsi sia come solista che come corista di molte produzioni dell'orchestra jazz siciliana. Nel 2019 completa gli studi in canto jazz presso il Conservatorio di Palermo con il massimo dei voti. Parallelamente al percorso accademico partecipa ai seminari, festival, audizioni e concorsi di fama nazionale ed internazionale. Nel 2015 partecipa alle Clinics Umbria Jazz e vince una borsa di studio presso la prestigiosa Berklee College of Music di Boston, negli Stati Uniti. Nel 2017 vince le audizioni per la formazione dell'Orchestra Jazz Nazionale dei Conservatori, arrivando prima in graduatoria tra tutti i cantanti del Conservatorio d'Italia. Con quest'ultima fa molte esperienze di prestigio, Piacenza Jazz Festival, Festival del Due Mondi, e si esibisce come unica voce solista presso l'ambasciata italiana in Israele a Tel Aviv e presso il Teatro del Verme a Milano, che vede protagonista Mario Biondi. Tra il 2018 e il 2020, sia come solista che con il gruppo Rendering Project, vince diversi primi premi di fama sia nazionale che internazionale, come il premio Enzo Randisi, il premio Chicco Bettinardi, il premio Paolo Randazzo e il prestigioso premio nazionale delle arti. Nel 2020 fa uscire il suo primo singolo, Let Me Live di My Life, è un brano prodotto da produttore, compositore e arrangiatore Ciccio Leo, e il 2021 insieme al gruppo Jacket in the Box fa uscire il singolo insieme a loro On the Moon. Sempre nel 2021 partecipa come corista alla prima edizione della Sicilia Jazz Festival con l'orchestra jazz siciliana, che vede protagoniste due icone del nostro panorama musicale, Alex Britti e Mario Biondi. Mentre nel 2022 alla seconda edizione della Sicilia Jazz Festival propone un concerto a suo nome con un tributo alla grande Ella Fitzgerald, esibendosi presso il Teatro Santa Cecilia, e così la sua concertistica, la sua attività concertistica ancora è in pieno sviluppo. Ovviamente vado a leggere un riassunto dei loro corposi curriculum, ma vi invito anche su di loro ad approfondire, perché davvero c'è da scoprire tante belle cose. Poi passiamo a Nino Nobile, che entra al Conservatorio dal 2017 Alessandro Scarlatta di Palermo, dove studia mandolino sotto la guida del maestro Emanuele Buzzi. Dal 2014 diventa mandolinista e chitarrista di Angelo Dadelle e Pizzotti, e dal 2008 è mandolinista della compagnia popolare favarese, con la quale ha girato molti teatri italiani con lo spettacolo Barberia. Nel luglio 2018 con la compagnia Tango di Siu, Musiche dei Porti, debutta la gamma di Palermo con musiche dell'isola e panorami orchestrali di e con Francesco Maria Martorana e l'orchestra sinfonica del Polideama. Collabora con il Teatro di Palermo e ha studiato come attore un anno presso il Teatro Biondo di Palermo. Nel 2002, ancora liceale, vince il premio Tindari Teatro Giovani come migliore attore. Nel 2005 interpreta Beniamino nel film L'uomo che sognava con le aquile, con Terence Hill, con la regia di Vittorio Sindoni. Nel 2016 con la canzone Patri, scritta per suo padre, vince il premio Enzo Romano. Patri verrà arrangiata per banda dal maestro Antonio Busu e portata in scena dalla banda di Cusa, e qui entriamo in scena anche noi, perché abbiamo avuto l'onore di suonarla insieme a lui all'Auditorium Rai di Palermo nel maggio 2019 sotto la direzione del maestro Antonino Cicala, che so che sicuramente sarà qua in mezzo a noi e che salutiamo con molto affetto. Adesso passiamo al primo brano che rappresenta il concerto, che come d'apertura, sempre per tradizione, iniziamo con una marcia sinfonica. Quest'anno inizieremo con una marcia inedita, a noi dedicata dal nostro maestro Emanuele Celona, dal titolo 5 agosto, che vi presenterò direttamente leggendo la sua dedica. Quindi il maestro dice che sin dai primi giorni di incarico come maestro qui a Santa Lucia del Mela il paese mi ha da subito trasmesso quel profumo di storia e di tradizioni che mi ricordano molto la mia infanzia. Circa 3 settimane addietro, grazie al continuo sprone musicale fornito dall'inesorabile vicepresidente dell'Associazione Randisi Franco Imbalà, nasce spontanea l'idea di comporre una marcia sinfonica, appunto dal titolo 5 agosto, che raccontasse musicalmente le emozioni della festa patronale lucese vissuta nei primi anni del Novecento e che potesse riallacciarci al tema della serata. Incerto era l'esordio di questo piccolo poemetto sinfonico a causa di alcuni contrattempi di salute, ma nonostante tutto era giusto che venisse portato a compimento. Sono contento di avercela fatta e con affetto un regalo per la banda Michele Randisi e per tutti voi lucesi. Quindi a voi la nostra associazione Banda Musicale Michele Randisi, con la marcia sinfonica scritta dal maestro Emanuele Celona, a voi il 5 agosto. Il giorno di festa è arrivato e il paese vive con gioia il momento tanto atteso. Le campane rintoccanti e sonore per il borgo richiamano gli operai e i contadini dal lavoro campestre, così che possano partecipare alla messa d'Umenziorno. In piazza Severi i nonni giocano a carte, e disturbati dall'ingenuo chiasso di giovanotti mormorano a voce profonda: figlioli, figlioli, parlate piano, caccà non si regge. E loro scappando: evviva Macedonini, evviva Macedonini! L'aria di festa avvolge le case del borgo e tra vie e viuzze piacevole è il profumo delle pietanze tradizionali. Squilli solenni segnano l'ingresso del corteo storico in piazza e che la festa abbia inizio. Tra corpa di mortaro, campane a festa e usura all'occhiello da storica banda musicali, un simulacro da Madonna da Nivi s'avvia Pupaisi. All'imbrunire il tutto volge al termine e dall'imponente castello posto sull'imponente colle Mancarru il cielo come una tela si tinge di colori. Buon ascolto, signori e signori, a voi il maestro Emanuele Celona. la banda Randisi di Santa Lucia del Mela, il maestro Emanuele Celona. Maestro, si faccia stringere la mano, complimenti, complimenti, elegantissimo. Eccoci qui, eccoci qui, e chi sta sigla in banda, very good, fatevelo dire da me. Ragazzi, complimenti, la musica ricordatevi che è arte seria, un gioco che non bisogna mai prendere per scherzo, e se no ci rimani fregato. E poi è vero che non c'è panna senza festa, ma soprattutto non c'è festa senza banda. Pure i santi non escono dalla chiesa se non c'è la banda. Però stasera, maestro, se permette, tra un brano e l'altro io vorrei raccontare a questa bella piazza, a questi belli amici, una storia, la mia storia. Oh, vi giuro che sarò breve. Come? Volete finirla subito, vero? Non volete sentire chiacchiere, però io sarò molto breve. Però, guarda, semplicemente, e a proposito, non mi sono ancora presentato, il mio nome è Nick La Rocca, l'avete sentito dire, Nick La Rocca. Sogno nato in America nel lontano 1889. Sogno figlio di Girolamo La Rocca e Vita Denina. La Rocca, strano un cognome così, no? Per uno che viene da Sala Paruta, che è in provincia di Trapani, e là nel mio paese un tappeto disteso di vigne, forse sarebbe stato più corretto che mi chiamavano Manciaracina o La Chiana. Comunque, un paese di agricoltori e lavoratori, quello di mio padre. Lui però di professione mio padre faceva un scarparo, un ciabattino, un lavoro umile ma onesto. Si campava, un pane non mancava, ma non si arricchiva. Però poi è scoppiata la guerra nel 1868 e mio padre partì per il servizio militare. E fu in quegli anni che si era arruolato con i bersaglieri del generale La Marmora. Era diventato caporale, lui si vantava di sta cosa, il caporale. Lì lui suonava la tromba, perché anche per mio padre la musica era importante, suonava nella banda del paese. Però nel 1871, quando la guerra finì e tornò a Sala Paruta, le cose non andavano bene proprio come prima, e il pane cominciò a non bastare più per tutta la famiglia. Il ciabattino non era un mestiere che poteva far vivere quella famiglia numerosa. Allora di Geteppe Cupetitto si ci dava del tu, per capirci. Come fa la gente poi a pensare ai propri piedi, andare dal calzolaio se non ha nulla per le mani? E devi andare con le scarpe, dove devi andare con le scarpe se ti dicono che la terra che il calpesti non è tua? La gente in quegli anni cominciava a lottare per gli usi civici. Mio zio Bartolomeo, il fratello maggiore di mio padre, dovette vendere tutta la sua roba per un pezzo di terra da coltivare. Tutti erano disposti a qualsiasi cosa. E la Sicilia in realtà è stata sempre così, un'isola, con il mare attorno, duci, ma tante volte la terra risulta amara. O mare duce, ma la terra amara e bella. Sole alla valle, sole alla collina, le campagne non c'è più nessuno, addio, addio amore, io vado via, amara te. Mia, amare bella, fatelo, fatelo un applauso. Accussì di Salvatore Bonafede. E allora vi dicevo, a mio padre tutti gli dicevano parte, visto che non si lavorava, non lo vedi un figlio di mamma Agrapara, di Brasu Vardeggiaro, un cugnato di Torino Sciancato, tutti se ne stanno iendo per America, si fruscono i pelle quazzine, già onde cresce l'erba, crescono i sordi, il dollari, il sogno americano, facile a dirsi, ma dico io come si fa a lasciare tutto, il mare, gli amici, gli affetti, sta bell'aria, sti profumi, e poi mio padre... Come voi, mio padre suonava nella banda del paese a Sala Paruta e se avesse potuto mettere tutto dentro in una valigia di cartone e portarsi tutto dietro, forse gli poteva venire più semplice. Non esiste emigrato, diceva, che lascia contento a cuor leggero la propria terra. L'emigrato per definizione è triste. No, io qua rimango, non ci vai America. Mio padre pensava che senza l'affetto dei propri cari era impossibile vivere. Con mio padre avevamo un rapporto un po' burrascoso, non andavamo molto d'accordo. Poi, casomai, ve lo spiego durante la serata. Ma oggi quanto lo ringrazio. Ogni sua parola, ogni suo gesto, me lo ricordo come un insegnamento di vita. Eppure per voi sarà così, no? Qualche anno fa ci fu qualcuno che ha scritto una canzone che si chiama Patri e noi stasera, maestro, che fa? La facciamo, Patri, dai. È scritta per un padre che faceva il fabbro, un mestiere che ormai sta scomparendo o quantomeno si sta trasformando. E questo è una dedica al proprio papà, è una dedica ai genitori di tutti, ad una generazione e ad un'epoca che è quella siciliana, che vogliamo ricordarla, no? Quando vuole. Di milli, parabole e conti intessuti in alebica di tanti anni fa. Pace, ho la testa pinzante, pace che prega e fa sciauro di persona onesta e chi stiano ranni. Pace, ne tocchi la strada, stati chini di peti, arsi d'usoli e chizzotti funni, stati chini di veste armala, chi vardeggi e chi panara, stati chini di centi, travagliatori o malacarni, ma stati benedetti di santi, fatti forti lo fiero, che la chiazza si intona, le campane di Capizioni noble, e comincia la forza, si per un portiere, capari non re. Pace, eterno uomo i valori. Lito brazza possenti, Gesù Cristo sicuro e luto cori si stanti. Viso, allo fuoco da forza. E li mazzi volanti, fa scintilli d'amori, par un canto d'amanti. E la cerchi dall'aria, scolazzano tutto cielo, d'incerto lumento di milli, colora cercano schiarire in arco un baleno, poi cercano riparo, tornido, sicuro, scacciando lo suono da forgia, pippotti di questi visanti. Fatti forti lo fierro, che la piazza si intona, i campani di bronzo, con l'ancoria fan festa. Fatti forti lo fierro, che vitti ogni uomo è, e dove vince la forza si ferma un portiere. fanno sovrano. E lo ferro t'annasci, t'introveggi la terra, ti tingi la peggi con lo mascariò. Pace, eterno uomo i valori. Causa maglia, fatica e sudore alla fronte mi scanci, per grazia di Dio. Uomo di 100 virtù, costi caruso e figli valenti, ci hai dato l'esta la vita, chi penserà di ranni ancora innocenti e piccinitti e Madonna ripora, a dare secoli se poi rinuntati, non era tempo di mele e di manna, no, e di ligna di sbarri, quindi sciappa la panna. Batti forti lo fierro e si riprea un paese, uragna pippina che passa dall'ora e si lamenta per ogni che piglia la misura. Batti forti lo fierro, incantare a sta vita, e se tu l'hai stato batti lo fierro, quando più fina la nuova si fa. Arti creata con mezzo di bacchetta scornata, gaita da legnone che si conza e si scotta, si corria e si scorreva come così, basta reali e non giuri a diventare. Io ti portavo più bello di tutto un giardino, degno solo di carezze e amori, carezze e amori. Ora andassi in bicchieretto, e come sapevo la tua archi scompare, di carosi di stecchica, non sapevo mazziare. Non ha cercato potenza e ricchezze, non ha voluto visibilità, ma ci insegnaste tuoi figli un rispetto pazienti e caro travaglio. Batti forti lo ferro, da la piazza si intona, le campane di bronzo, con la furia fa festa. Batti forti lo ferro, da il piombo volè, e lo vinta la forgia, si fa un portiere da mari non re. Batti forti lo ferro, e batti forti lo toni, e in avaria si sente l'orchestra giuncosa, orne si intorno maestro geniale. Maestro, grazie, grazie. Noi ci perdiamo però con tutte, perché dobbiamo parlare di jazz. Allora vi stavo dicendo che è facile a dirsi, e dice ancora in tutte, arrivavo a casa mio padre e mi diceva che dovevo partire per l'America, io gli dicevo ancora c'è a monte questa, aprisco la coppa, non ci vai America, ma che ci devo andare a fare se manco capisco l'italiano, come me la insegnare l'inglese? Ma un americano è semplice, mi diceva mia mamma, mia sorella, ma tu sei giovane, imparerai in fretta, America, che bello paese, pure i cafone parlano inglese, ma non è così, l'inglese è difficile, come devo fare? Arrivo là e parlo americano. Allora, come te la devi fare una famiglia? Campare dei figli queste 4 suole di scarpe che è giusta a settimana? Metti i soldi che devi dare ai fornitori, mi diceva, giustamente, l'affitto per il negozio, e che ti rimane in tasca? Finiva che litigavano sempre. In La Rocca abbiamo il sangue caldo, ci infuochiamo subito. A casa nostra una cosa tanta diventa subito una disgrazia, un caso di Stato. È certo che però l'America, diceva mio padre, gliela raccontavano proprio bella, eh sì, piena di gente ricca con i denti bianchi e sempre ben vestita, i palazzi e con le strade lunghe e larghe piene di gente. E giustamente tutta questa gente avrà bisogno di qualche ciabattino, no? Con tutte queste strade nuove e grandi non è che possano andare in giro con le scarpe sfondate. E fu così che dopo tante discussioni Girolamo e Vito La Rocca, mio padre e mio zio, i fratelli più piccoli della famiglia, decisero dopo qualche mese di partire per il nuovo mondo, l'America. viaggio lungo, doloroso e amaro. A quei tempi dal porto di Palermo partiva un piroscafo di nome Montebello, faceva il carico di agrumi e di emigrati. Nelle sue stive di poppa e di prua poteva ospitare fino a 8.000 passeggeri. In 25 giorni di emigrazione, quella nave di dimensioni notevole portava arance ed emigrati siciliani a New Orleans e li caricava balle di cotone per il viaggio di ritorno in Sicilia. 25 giorni di viaggio per arrivare finalmente verso il nuovo mondo sognato da tutti. L'ansia di arrivare, di cominciare una nuova vita spaventava tutti, ma era tutto di cui ogni passeggero del Montebello aveva bisogno. Tutti figli di un destino comune. Mio padre stava lasciando tutto, il banco di lavoro, gli attrezzi, il quadro di San Giuseppe appeso alla parete della bottega, lasciava la famiglia, gli amici, i paesaggi verdi e incontaminati di Sala Paruta. Solo la tromba, quella riuscì a infilarla nella valigia di cartone, non riusciva a distaccarsene. Durante il viaggio la prendeva, la guardava e là iniziava a suonare. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigrati e gente strana e noi, eppure c'era sempre uno che stava passeggiando lì sul ponte, magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni, alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a 1000, sempre, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava: America, America. Poi rimaneva lì, immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che quasi quasi l'aveva fatta lui l'America. La sera, dopo il lavoro e le domeniche, si era fatta aiutare dal cognato, un muratore, una brava persona. Prima aveva in mente qualcosa in compensato, poi ci ha preso un po' la mano e ha fatto l'America. Quello che per primo ha visto l'America, su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no, e nemmeno per una questione di diottrie. È il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita, e quando erano bambini tu potevi guardarli negli occhi e se guardavi bene già la vedevi l'America, già lì pronta a scattare, a scivolare giù per i nervi e sangue e che ne so io fino al cervello e da lì alla lingua fino a quel grido America. C'era già in quegli occhi da bambino tutta l'America lì ad aspettare. scaldare, la serata sta cominciando ad entrare proprio nel vivo. Bravissimo maestro, bravissimo, grazie. Ne avevano parlato bene di lei, ma veramente bravissimo. E complimenti alla banda, tutti, alzatevi, alzatevi. Dai, per favore. Fate sentire l'applauso. Bravissimi. Bravi, grazie. Grazie per questa serata. Continuiamo con queste piccole pillole di storia. Siamo arrivati in America e mio padre arrivò in America e mi raccontava che quando arrivò in America, dico, strani propri sti americani, hanno i stratelarchi e li chiamano street, ci sono i pullman a due piani e ci dicono bus, e questi sono come gli inglesi che i suoi baronetti allecchettati li sanno sentire lord. Questo per dirvi che i siciliani in America avevano inventato il sicilish, perché il giardino si chiamava Aiarda, la macchina si chiamava Mascina, apparca Mascina, apparca Mascina, significava proprio posteggia la macchina, un frigorifero, un friggitè, la torta da cake a checca, era così facile, era così, e tutti parlavano americano. Appena mio padre arrivò a New Orleans, in Louisiana, alcuni paesani suoi ci dissero: Girolamo, tu sei un bravo calzolaio? Sì. E allora domani ti presenta al Magazine Street, lì c'è un grosso negozio di scarpe che cercano impiegati. Sì, un capello ci fa mio padre, ma dove si trova di preciso? Oh, ma allora sei cocciuto, al Magazine Street, lì, al primo piano, lì c'è, a piano terra c'è questo negozio, lì c'è un grosso negozio di scarpe, cercano impiegati. Sì, ma ho capito, ma dove? Allora tu pigli a destra, poi a sinistra fino a quando c'è Main Street, Main Street, Main Street, Main Street. Ma che dici? Zio, ma che cosa dici? Ah, Main Street, Main Street. Aveva capito che era My Street, la strada principale, destra, sinistra, e poi a Main Street c'era il Magazine Street. Fu quella la casa dove si trasferì mio padre e mia madre, e lì nel 1889 nacque Nick La Rocca. Sapete come mi chiamavano in America? Il Cristoforo Colombo del jazz, sti americani. Il primo, Cristoforo Colombo, aveva fatto l'America, il secondo aveva inventato il jazz. Ma chi chiesto jazz? Ve lo dirò dopo. Intanto gustatevi Tiger Rag, che è una mia composizione. Ascoltate, ascoltate. Amoni, maestro. Yeah, yeah. Ed è subito jazz. Trascorsi un'infanzia felice, tutto sommato. I miei si erano integrati bene in America. Mio padre non solo imparò in fretta l'inglese, ma acquisì il negozio dove lavorava da impiegato. Stavamo bene. Lui la passione per la musica non la tralasciò, anzi ogni domenica quando andava a suonare ci costringeva ad assistere ai suoi concertini con la sua banda alla Spanish Fort. All'inizio ci costringeva, poi quando si accorse che io sarei diventato più forte di lui con la cornetta, cominciarono i guai. Devi studiare la sala starsa musica, non te ne do una pane. Avrebbe voluto che diventassi medico. Nick La Rocca, il dottore La Rocca, ma che... E così ogni volta che prendevo la sua cornetta per esercitarmi, mi rimproverava e finiva che litigavamo come cani e gatti. Una volta quella cornetta me la ruppe in 2 pezzi. Sapessi che sacrifici per ripararla a sua insaputa. E allora, solo dopo la sua morte, cominciai a dare sfogo alla mia più grande passione. Avevo 15 anni, cominciai a fare piccoli lavoretti e poi anche l'elettricista alla Friends Opera House. Così ho potuto comprarmi una cornetta nuova. New Orleans all'epoca era un pullulare di giovani e di tutte le nazioni, tedeschi, francesi, americani, bianchi e neri, che si riunivano nei locali a fare musica. E fu così che dal 1905 cominciai io a suonare in vari gruppi e orchestre della città. Io suonavo dappertutto, in ogni festa, battesimi, funerali, matrimoni e lassatini, fino a che formammo con altri amici musicisti la Original Dixieland Jazz Band. Ed è qui che cambia la storia. Correva l'anno 1917, il 26 febbraio il disco della Original Dixieland Jazz Band farà un successo strepitoso. La Victor venderà 1,5 milioni di copie, superando anche Caruso, il tenore. Vi voglio fare ascoltare, se il maestro permette, Barnial Blues. Vai con la musica! Entriamo nel vivo della serata. Fummo noi a incidere il primo disco della storia del jazz. Nel giro di poche settimane diventammo la jazz band più pagata al mondo. New Orleans, la capitale indiscussa del jazz. Jazz, ma che parola buffa. In realtà originariamente era jazz con due S. Ma ben presto da New Orleans questo genere musicale si allargò come un virus in tutta l'America e poi anche altrove. Comunque già nel 17-18 tutta New York era tappazzata dei nostri manifesti e i passanti si divertivano a togliere la J davanti lasciando il suffisso AS. Così letteralmente si leggeva la banda del sedere, praticamente. Basta suonarsi ste americane proprio. Poi gli editori, per evitare di farci ridicolizzare ancora, dissero sta camorria va a finire e cambiarono il termine sostituendo le due S con due Z. E fu meglio del lato, perché maestro ti immagini oggi se era già jazz, cioè chi fa già jazz sarebbe un jazzista praticamente, da confondere con chi invece lavora il gesso. Andiamo avanti col programma. Voglio farvi ascoltare, vogliamo assieme a tutta la banda, un celebre standard jazz scritto da Richard Rogers e Lawrence Hart nel 1934. Un brano riproposto da numerosi artisti come Ben Goodman, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, paesano nostro, perché pure i suoi nonni erano siciliani, ricordatevelo, Billie Holiday, eccetera, eccetera. Il titolo della canzone fa riferimento a un modo di dire inglese, letteralmente vuol dire luna blu o anche luna malinconica, ossia la terza luna piena nel caso in cui si hanno 4 lune piene in una sola stagione. Un evento raro, è come quando noi diciamo ogni morta di papa. E questa canzone, signori e signori, la canterà assieme a noi Roberta Sava. Il titolo è Blue Moon. of my heart, with all love of my heart. Roberta Sava, qui a Santa Lucia del Mela. Buonasera signora. Buonasera, buonasera. Grazie, rimanga qui, rimanga perché dobbiamo parlare anche di altro. Come vedete il jazz rivoluzionò il modo di fare la musica. Entravamo nei locali di New York, Chicago e la gente impazziva. Ora non ci ascoltavano solo nei bordelli e nei bassi fondi di New Orleans, ma la nostra musica entrava dalla porta principale nei teatri e nelle università. Avevamo conquistato l'America, ma ben presto avremmo invaso il resto del mondo. Oh, ma non ci perdiamo in chiacchiere, ve l'ho promesso che ero sintetico. C'è un brano scritto da Luis Prima, altro italiano, che registrò con la New Original Gang nel 1936. Se è uno dei brani più rappresentativi del genere Big Bang Swing, una delle versioni più importanti è quella di Benny Goodman, mi corregga se sbaglio, e la sua orchestra. Abbiamo una celebre versione del 1938 alla Carnegie Hall e vede protagonisti Benny Goodman al clarinetto, Gene Krupa alla batteria con un assolo leggendario e Harry James alla tromba. Signora, maestro, avete capito di cosa vi parlo? Avete capito? E allora per voi sing, sing, sing! Che musica ragazzi, bravissimi, bravissimi, bravissimi solisti. Che vorrei presentare io, vai, mi permetto. Vada. Carmelo Manna, Roberto Scolaro, Roberta Sava, il maestro Emanuele Celona e la banda Randisi. La musica e il cinema. Ste americani il vizio di fare film e parlare di Sicilia non se lo sono tolti. Certo, molte volte questi film mitizzano le cose negative, tipo la mafia, il padrino. Questa brutta bestia che da secoli ha distrutto la Sicilia con i collegamenti con l'America e il mondo intero. Sulla mafia in America e i collegamenti loschi con la Sicilia hanno scritto e raccontato in molti. Noi però col prossimo brano vogliamo semplicemente farvi ascoltare una delle più belle melodie scritte al mondo. Sono note che parlano d'amore, è una serenata d'amore, tipo le serenate dei siciliani, come si facevano una volta. Signori e signore, l'autore della musica è Nino Rota. Il resto lo conoscete già. Speak Softly, Love, Gather Time. Maestro, prego. applauso, un applauso ancora più forte, facciamolo questo applauso, fateci sentire il vostro calore, per favore. Bravissimi. Ci voleva questa parentesi, però ritorniamo a parlare di jazz, perché da un secolo a questa parte ha avuto una fortuna straordinaria. Oggi molte melodie classiche vengono proposte in chiave jazz. Infatti questa musica nasce perché tante volte tramite la musica si vuole parlare di... si vogliono rompere alcuni confini di spazio e di tempo. Ed è il caso dei prossimi due brani che appartengono alla tradizione siciliana vostra, che è Upisci Spada, scritta da Domenico Modugno ma in dialetto. Voi non lo sapete, Domenico Modugno fingeva di essere siciliano per vendere di più, e riarrangiati qui a Palermo dall'orchestra jazz siciliana del Press Group, ma gli arrangiamenti per banda sono del maestro Ninni Pedone. Signore e signori, Upisci Spada e Sicilia, signora Roberta Sava. Grazie. Alla banda e al maestro. Bravissima, bravissimi tutti. Eh sì, però maestro, io mi sta avvenendo adesso, in questo momento mi sta avvenendo una cosa in mente, una canzone antica che cantava mio padre, che la possiamo arrangiare la prossima volta. Ora ve la canto, no? Perché succedeva tante volte che quando si partiva per l'America, partivano i mariti e le mogli rimanevano in Sicilia. Io un attimo, senza chitarra, così a cappella, posso? È un fuori programma, questa non c'era scritta. E facevo così: li muglieri dell'americani vanno alla chiesa con setti sottani. Ripetete con me: li muglieri dell'americani vanno alla chiesa con setti sottani, vanno alla chiesa e pregano a Dio, manna i denari marito mio. Ripetete o no? E manno una chiesa e pregano a Dio, manno i denari marito mio. La moglie gli risponde: e coi denari che tu mi hai mannato, me l'hai mangiato con l'innamorato. Vai, rivedete. E coi denari che tu mi hai mangiato, me l'hai mangiato con l'innamorato, me l'hai mangiato con buona salute, ma nei denari fottute e cornuto, me l'hai mangiato con buona salute, ma nei denari fottute e cornuto. Questo era un fuori programma per dire che la prossima volta possiamo arrangiare anche questo, visto che il jazz si inserisce dappertutto, no? Quindi ci conto. E ritorniamo al programma, perché, come tutte le cose belle in questa storia, arriva un momento della storia che succede qualcosa di inaspettato, che ti mette il piede fra le ruote. Come lo chiamate voi qua? Scassamento dei Cabbasisi, proprio qui. Infatti nel 1925 la Original Dixieland Jazz Band si scioglie. E sapete perché? Oggi verrebbe da ridere. Il governo vedeva nel jazz un fenomeno legato al consumo di alcol, alla prostituzione e alla delinquenza. Era il periodo del proibizionismo. Queste musiche oggi andrebbero bene pure per un educandato, ma il clero e la chiesa anglicana di allora diceva che il jazz era la musica del demonio. Dobbiamo fermarli prima che sia troppo tardi. È come un virus. Ma era già troppo tardi, tutti cantavano, ballavano, suonavano a colpi di jazz. Ma questa cosa mi costrinse ad abbandonare la scena e a dedicarmi alla mia vita per altre cose. Per 10 lunghi anni non suonavo più tranne che nel salotto di casa e mi sentivo un po' come quando da bambino mi rinchiudevo nei gabinetti di un cortile vicino al Magazine Street, a Garda, per nascondermi da mio padre. Tornai in scena 10 anni dopo, nel 1936, ma il mondo era cambiato. Era cambiato e con lui anche il jazz. Il virus di questa musica aveva ormai invaso il mondo e mi sentii tante volte non un Cristoforo Colombo, ma un Amerigo Vespucci, diciamo qualsiasi. Torniamo a noi, maestro. È pronto? Ci vuole la signora qui, la signora Roberta Sava. Il prossimo brano fu composto nel 1942 da Dizzy Gillespie, brano conosciuto anche come Interlude, e sotto questo titolo fu inciso anche da Sarah Vaughan e Anita Day, apparso come title track da almeno 30 dischi ed è incluso in circa 500 album in svariate versioni di grandi artisti del panorama jazzistico. Per voi, Night in Tunisia. Ah, Roberta non c'era, chiedo scusa, come mi sto divertendo questa sera, bravissimi i nostri solisti, bravi la banda tutta, alzatevi tutti, dai, ogni tanto alzatevi. Perché? Bravissimo. La prossima volta, maestro, un palco con l'aria condizionata possibilmente. Di chi? E allora, sì, quella me la dovete fare. Sì, adesso è un altro classico del... Se vi dico Summertime, è una tipica ninna nanna in cui il cantante rassicura il bambino sul suo presente e il suo futuro. È un brano del 1935 composta da George Gershwin. Il testo recita così: estate, la vita è facile, i pesci saltano e il cotone resta alto, tuo padre è ricco e tua madre è bella, perciò taci bambinello, non piangere. A voi Summertime, Roberta Sava. Ne approfitto invece per presentare una persona che duetterà insieme a me e vorrei un grosso applauso. Chiara Rizzo. Chiara Rizzo, la nostra bellissima banda, il maestro. E adesso vi lascio ancora una volta insieme a Chiara, che interpreterà uno dei brani più famosi al mondo, interpretati da grandi cantanti come Etta James e di recente anche da Beyoncé nel film proprio dedicato alla biografia di Etta James. A voi At Last con Chiara Rizzo. Bravissima Chiara, bravissima. Parola di Nick La Rocca, fidati. Il prossimo brano è la colonna sonora del musical New York, New York, con la regia di Martin Scorsese. Ambientato nel 1945 durante la resa del Giappone, un giovane sassofonista Jim Doyle, corteggia una giovane donna, Francine Evans, che riesce a conquistare. Lei è una brava cantante, per cui sia lei che Jim trovano un impiego prima in un night e poi in un'orchestra, sempre in giro per la contea. Quando il direttore dell'orchestra si ritira, Jim, che intanto aveva sposato Francine, ne prende il posto. La coppia ha avuto un figlio, ma ad un tratto i due, invece che sentirsi uniti, si allontanavano sempre di più. Jim attraverserà un periodo oscuro e si allontanerà definitivamente dalla moglie. Dopo qualche periodo Jim diventerà un idolo del jazz. Passerà del tempo, i due si rivedono la sera in cui Francine porta al successo New York, New York, che molto tempo prima Jim aveva composto per lei. Forse si vogliono ancora bene? No, troppo tardi. Sarà Francine stavolta a non volerne sapere più e a respingere Jim. Questi artisti a volte sono un po' strani. Questo arrangiamento New York New York è stato arrangiato appositamente per la banda Randisi dal maestro Mauro Rosi. Signori e signori, New York New York. Signora, rimanga. Siamo arrivati all'ultimo brano. Ci dobbiamo salutare. Signora, complimenti, signora Roberta. Roberta, parlo con lei. Complimenti. Io mi stavo New York, New York, ma lei è mai stata a New York? Purtroppo no. E quindi in America non ci sono mai andata. Dove abita? Io vivo a Palermo. Ah, quindi Palermo. Sì, ma sono messinese, cioè provincia di Messina, io abito in un Vuoi Messina. Andare in America? Certo, mi ci porti tu. A New York, New York, Nick, vedremo Nick, di accompagnarla. Chiudiamo con Spine, composta da Ciccoria, un nome che sembra americano pure questo, no? Invece no, Ciccoria aveva i nonni italiani, ma non italiani del Trentino, nonno paterno calabrese, nonno materno messinese, di qua. Nella versione che vi proponiamo, Corea apre una composizione con l'adagio del concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo. Signori e signori, Spine, con questo brano io vi abbandono, vi ringrazio per avermi accolto su questo palco. Nick La Rocca lascia la scena, già l'ha lasciata qualche tempo fa. E mi raccomando di seguire i vostri sogni, mi raccomando di inseguire sempre la vostra strada, anche quella a Main Street come quella di New Orleans, e tanta buona fortuna a tutti. Signori e signori, la banda Randisi e Roberta Sava, grazie a tutti, Nino Nobile, da Nick La Rocca. Yesterday, just for the breath of yesterday, and all its sages fall, and the corners of the sepia brown, and here was all I have, all the best in love. Was sweet to its ending. Brother days, I can say each time, brother day, when every song we sing is sung again. No, it's now, we know the time is gone. Invito il comitato a prepararsi per il sorteggio, così subito dopo potrà salire e cederò la parola a loro. Quindi, giunti al termine di questa bellissima serata, speriamo che sia stato di vostro gradimento. Nella qualità di presidente, a nome dell'Associazione Banda Musicale Michele Randisi, voglio fare dei ringraziamenti per ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno fatto sì che questa serata possa riuscire. Quindi inizio con ringraziare il sindaco Matteo Sciotto, l'assessore Benedetto Merulla, l'amministrazione comunale del comitato festeggiamenti per il loro sostegno e per aver sposato questo nostro progetto. Poi ringrazio il service audio luci di Alessandro La Rosa, il nostro carissimo amico Pippo Cucè, che è sempre pronto ad immortalare tutti i nostri eventi. Poi ringrazio anche il nostro carissimo amico Giuseppe Ruggeri, che ci ha dedicato questo spazio su Niceto Web, e ringrazio la nostra anche carissima graphic designer Cristina Mastroeni, che ogni volta dà il tocco speciale per presentare i nostri eventi attraverso le nostre locandine. Ringrazio anche i ragazzi della logistica, anzi scusate, prima ringrazio i francescani della parrocchia Sacro Cuore per la loro costante disponibilità, che sono sempre pronti ad ospitarci e a mettere a disposizione i locali. Poi ringrazio i ragazzi della logistica, anche mio padre, per aver trasportato e preparato tutto quanto qui, perché c'è tutto un lavoro dietro che è iniziato stamattina, anzi addirittura da ieri. Poi ringrazio i colleghi del direttivo della banda, Sonia Trifiletti, Chiara Salvo, Carmelo Manna e in particolare Franco Impalà e il nostro capobanda Mario Manna, per il loro minuzioso impegno proprio messo per la riuscita, perché avevamo pochissimo tempo per prepararci per questo concerto. E poi ringrazio tutti voi del pubblico che siete rimasti qui con noi, avete partecipato e siete stati qui presenti, ed infine vi chiedo di unirvi a questo ringraziamento con un grande applauso, e va al nostro carissimo maestro Emanuele Celona, alla nostra carissima Chiara Rizzo ed infine agli artisti Roberta Sava e Nino Nobile per averci regalato questo viaggio alla scoperta del jazz, della nascita del jazz. Bene, a questo punto cedo la parola al comitato, così procederanno con il sorteggio. E allora, buonasera a tutti, innanzitutto è doveroso prima di concludere questa serata di ringraziare tutti in generale, è inutile convenzionarli uno per uno perché sennò qua il gioco d'artificio li facciamo alle 2 di notte, quindi il ringraziamento va a tutti quanti a partire dagli sponsor, dall'amministrazione, a tutti i componenti del comitato e soprattutto a tutti quanti voi con la vostra presenza e col vostro contributo anche comprando i semplici con €1 contribuendo alla festa comprando il biglietto. Quest'anno l'estrazione del numero non avverrà col solito sacco con i bigliettini piegati ma con le ruote, così diventa più semplice e più neutrale anche l'estrazione stessa. Quindi ora i bambini al nostro via faranno girare le ruote e vediamo chi sarà il fortunato. Via ragazzi, giriamo le ruote.7841, il cervellone elettronico un attimo che controlla, ripeto 7841. E allora vince, è stato venduto o è stato comprato dal bar Nicotina, quindi facciamo un applauso per la vincita della crociera per 2 persone e che dire, grazie e all'anno prossimo, evviva Santa Lucia!